pagina, presenze in calo negli agriturismi pugliesi a causa della risalita dei contagi, ma i gestori guardano già alla bella stagione. Il servizio di Michele Peragine. Le prospettive non saranno rose, perché io lo vedo già oggi, giorno dell'Epifania, dove normalmente noi abbiamo gran presenze comunque in ristorazione, che invece abbiamo un calo, io ho un calo oggi del 70%. E con l'Epifania che si conclude il periodo delle festività natalizie, un periodo che in altri tempi per le aziende agrituristiche rappresentava un'importante opportunità operativa. Questa volta però la pandemia ha stravolto tutto, di fatto bloccata l'ospitalità e fortemente ridimensionata per quanto attiene la ristorazione. 700 sono in Puglia le imprese autorizzate che sino a prima della pandemia muovevano un giro d'affari annuo superiore ai 20 milioni di euro. Il coronavirus ha pesantemente condizionato l'intero comparto, eppure dopo il superamento dell'emergenza sanitaria, l'agriturismo aveva mostrato segnali importanti di ripresa legati agli spazi all'aperto, alla possibilità di evitare assembramenti, ad un nuovo stile di vita più green, poi la recrudescenza dei contagi che apre nuove preoccupazioni. La mia idea è che dobbiamo aspettare la primavera, l'estate, il caldo. Ustioni di secondo